Ultimi giorni di campagna elettorale, i big della politica nazionale arrivano nel Meta Pontino per sostenere i rispettivi candidati sindaci nei comuni di Scanzano Jonico e Pisticci. Dopo l'annuncio della visita di Massimo D'Alema a Scanzano, visita saltata a causa di problemi di salute per il dirigente del Partito Democratico, domenica sera è stata la volta di Italo Bocchino. Il vicepresidente nazionale di Future Libertà è arrivato in Basilicata per sostenere a Pisticci la campagna elettorale di Domenico Lazzazzera, candidato sindaco del FLI. Due comizi a Pisticci e Marconia per far conoscere il programma e gli obiettivi di Future Libertà, come Italo Bocchino ha spiegato ai nostri microfoni. Sì, siamo convinti che la candidatura di Lazzazzera possa esprimere al meglio la capacità di Future Libertà di radicarsi sul territorio e di contendere soprattutto a chi si spaccia per il centrodestra determinati valori che appartengono a Future Libertà, come la difesa dell'interesse nazionale, la legalità e il merito. A chi lei adesso farà un comizio in piazza, a chi si rivolgerà? Qual è l'elettorato che cercherà di convincere? Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani e alle donne che sono principalmente gli esclusi delle scelte della politica, sono i più danneggiati da un'assenza di un governo incisivo praticamente a favore anche degli interessi del Mezzogiorno. Ci rivolgiamo poi agli elettori alternativi alla sinistra spiegandogli che noi rappresentiamo il vero centrodestra. Non esiste nel mondo una destra che non si appelli ai valori della nazione, mentre in Italia è condizionata dalla Lega che è una forza antinazionale. E non esiste un centrodestra che non si appelli ai valori della legalità. E in più spiegheremo le ragioni per cui bisogna svoltare in politica, perché si è promesso tanto, ma gli italiani non hanno visto nulla di quello che gli è stato promesso. La riduzione delle tasse non c'è stata, l'occupazione per i giovani non c'è stato, lo sviluppo per le imprese non c'è stato e quindi è arrivato il momento di cambiare e noi ci offriamo come alternativa.